diciamo, che mi sono stati lasciati di questa bellissima collaborazione con l'orchestra. E non devo dire niente oltre questo, che io sono molto lieta che questo continui, è un progetto bellissimo, voi siete un'eccellenza di questo territorio. Io conoscevo loro da, come dire, amante ed estimatrice dell'orchestra e della musica in generale, quindi insomma mi rivolgo a loro perché dico che loro devono essere fieri di avere voi in questo territorio e quindi di seguirvi, e non posso che essere veramente molto felice che anche quest'anno si continui questa iniziativa, questa bellissima iniziativa del Marta in Musica, che vedrà appunto questo è il programma già fittissimo di un concerto al mese, e del quale appunto noi siamo onorati di essere, come dire, sede accogliente, e quindi sono una proposta veramente variegata, importante, interessante, e sulla quale i nostri, diciamo, i miei colleghi ovviamente vi diranno molto più di quanto io possa dire, se non la grande felicità, il grande orgoglio che il museo accolga questa iniziativa. E quindi ci tenevo a dire questo, e questa è una delle iniziative che abbiamo in campo, e quindi poi sicuramente loro potranno, insomma, raccontare meglio. Siamo ora nella fase della conferenza stampa di Marta in Musica, ed è bellissimo, come dice la direttrice, mi scusi se ne anticipo quello che c'è scritto in cartellina, ho un battesimo meraviglioso. Sì, sono, diciamo, appunto l'idea era proprio quella di convogliare tutti quanti voi, e intanto appunto così mi riaggancio, diciamo, crea una continuità con quello che abbiamo detto prima, intanto di parlare così più in generale del progetto, anche scientifico, comunque delle iniziative, non credo che sia... Io credo di non averne bisogno, però se ne abbiamo... Scusate, non sono così avvezza ai cerimoniali, neanche si suicida, lo teniamo una debita distanza. Quello che intendevo appunto in connessione con il discorso che ho fatto prima, questo è proprio, diciamo, l'occasione era perfetta per iniziare con qualcosa di, appunto, come dire, di concreto, che fosse nella direzione di un'offerta culturale di valore, di qualità, quale è quella appunto del Marta in Musica, di questa iniziativa che voi vedete, di cui vedete il cartellone. E appunto quello che dicevo prima, l'orchestra della Magna Grecia è veramente un'eccellenza, non solo di questo territorio ma a livello nazionale, e quindi noi come museo siamo onorati di ospitare questa iniziativa che io appunto, come vi dicevo, ho ereditato e della quale sono molto felice, è stato un grande regalo per me e anche il benvenuto, perché credo che appunto i colleghi sono le prime persone che ho conosciuto, forse insieme ai ragazzi di cui parlavo prima, quindi è stato un battesimo bellissimo per me, e non sono un amante della musica ma non sono competente, quindi il mio ruolo oggi come ospite, diciamo, è quello di lasciare la parola ai colleghi che sono i direttori artistici, diciamo, la vera colonna di questa iniziativa, e quindi mi auguro possa avere sempre più un riscontro da parte vostra, perché questo è proprio nella direzione di aprire il museo alla città, di rendere un luogo vivo, dinamico. La musica è un veicolo fondamentale di emozioni, ed è attraverso la musica che noi possiamo, tra l'altro il museo è molto collegato alla musica, abbiamo moltissimi reperti che rimandano alla musica, e quindi fa parte del nostro, anche la musica nella sua, diciamo, accezione più generale, fa parte veramente del nostro patrimonio immateriale, oltre che quello immateriale quando si appunto rappresenta negli oggetti. Quindi è con grande piacere che io lascio la parola ai colleghi che vi esporranno il programma.